Allora, un fantasma si aggira per l'Italia, è una citazione, è una parafrasi, ma Matteo Salvini vuole uscire dalla maggioranza, punto di domanda. C'è stato questo cosiddetto strappo sul coprifuoco alle 22 con la Lega che è spinta dai governatori leghisti, dai governatori, dai presidenti di regione leghisti, non vota il decreto sulle riaperture, cosa che fa uscire dai gangheri Mario Draghi, alla maniera di Mario Draghi, che quindi ha commentato, beh, è un fatto grave, imbarazza, dicono, lo stesso Giancarlo Giorgetti, che era pronto a votare, così almeno è sembrato, e poi è stato costretto a far mettere a verbale il no del carroccio, no? Per ragioni che non sto a spiegare, non possiamo votare questo decreto, questa sarebbe la frase. Il punto è che nessuno dei ministri della Lega aveva sollevato obiezioni in Consiglio dei Ministri e quindi è agli atti l'ira del Partito Democratico, l'ira di Dario Franceschini, non possiamo raggiungere un accordo in cabina di regia e poi cambiare tutto per un ultimatum che arriva da fuori. E anche la durissima presa di posizione del ormai segretario del PD Enrico Letta, che ha scandito a colpi di martello sul marmo, la Lega si deve decidere o partito di lotta o partito di governo. Di tutto questo, ma non solo di questo, parliamo con un ospite, dirò una cosa polemicamente scorretta, ed è scorretta perché normalmente uno dovrebbe denunciare la sua equidistanza, invece un ospite che mi piace molto perché non tira indietro la gamba quando c'è il gioco rude. Secondo, quando parla si fa capire, poi uno può essere d'accordo o non d'accordo, apprezzarlo o non apprezzarlo, ma almeno lo capisce, non fa quelle costruzioni barocche, quegli arabeschi, per cui alla fine uno dice: ma che ha detto? Niente. E invece Carlo Calenda, ospite di oggi, buongiorno, Buongiorno. al pregio della chiarezza. Allora, Calenda, ma Salvini vuole uscire dalla maggioranza, secondo lei? A cosa stiamo assistendo in queste ultime 24 ore? Ma no, ma è un giochino che abbiamo visto in Italia per decenni, no? Il fatto che fondamentalmente Salvini fa finta che i suoi ministri non sono nel Consiglio dei Ministri e cerca di tenersi buono un pezzo di elettorato in particolare delle categorie che stanno più soffrendo per le chiusure. Poi, dopodiché, però, io dico una cosa, anche la posizione di Letta è una posizione un po' strana, perché intanto io questa vicenda del coprifuoco, non, premetto che non sono né favorevole né contrario, perché non so su che base è stata presa la decisione. Cioè, allora, uno può essere favorevole o contrario se sa le motivazioni per il coprifuoco, i razionali per cui è stata presa la decisione sul coprifuoco e i razionali contro il coprifuoco. E uno dice: mi convincono quelli a favore. Ma qui noi non abbiamo né quelli a favore né quelli contro. Nel senso che quelli contro sono: ma perché usciamo tutti? E quelli a favore sono: è necessario. Ma perché è necessario? Qual è il rischio di riaprire dalle 22 alle 23 alle 24? Quali sono i problemi che possono esserci? Ecco, questo non è chiaro e deve essere chiaro. Se c'è una cosa fondamentale nel momento in cui tu chiedi ai cittadini di limitare la loro libertà di circolazione e altre libertà, tu devi spiegare molto bene il perché. Poi ci avrai sempre quello che cerca di prendersi i voti di chi non è d'accordo, però devi spiegarlo in modo chiaro e trasparente. Secondo me il governo questa cosa non l'ha fatta in questo caso. Quindi siamo in qualche modo alla muina, tutti a bascio, tutte, cioè stiamo È facendo. tutta ammuina, è tutta ammuina, è un modo di fare politica che è totalmente ammuina. Allora, noi abbiamo fatto una proposta, quello che abbiamo detto è: noi possiamo per il 15 maggio aver vaccinato tutti i fragili e gli over 70 con almeno una dose. Dobbiamo sviluppare la parte di tamponi molecolari perché non è detto che gli antigenici prendano le varianti che ormai sono predominanti. Facciamo questo lavoro dicendo: ok, al 15 di maggio riapriamo completamente, utilizziamo i pass per gli eventi, perché come si fa negli altri paesi, almeno hai una ragionevole certezza che la persona non è infettata e proviamo a muoverci da lì. Fino a quel momento dobbiamo far scendere la soglia dei contagi sotto almeno sotto 100 per 100.000 abitanti, almeno, molti dicono 50, ma diciamo 100.
E però hai un percorso chiaro fondato su dei razionali, dei numeri. Io così non riesco a discutere, ma come faccio a dire sono a favore, sono contro? Io non so perché è stata presa la decisione, perché uno è contrario e quindi è solo casino. Dunque, poi ritorniamo. Il motivo per cui ho invitato, e gli sono grato che lui abbia accettato l'invito, Carlo Calenda, anche perché, ovviamente, non perché io in questo momento sia collegato da Roma, città in cui ho scelto di venire a vivere ormai più di 35 anni fa, essendo nato a Como, avendo studiato a Milano, poi avevo questo richiamo, non si sa bene quale karma mi legasse alla capitale, vivo a Roma e quindi ho visto le varie stagioni della capitale, le varie amministrazioni che si sono succedute, come del resto i vari governi che si sono succeduti da quando sono al mondo, ormai ho compiuto 60 anni di governi. Pensate solo che in questa legislatura, no? In questo quadro di stabilità e di governabilità a parole, noi abbiamo già cambiato 3 governi in 3 anni, il Conte 1, governo giallo-verde, il Conte 2, governo giallo-rosso, giallo-rotto, con il Presidente che è Presidente del Consiglio lo stesso, che avrebbe fatto anche il Conte Ter, sempre il Giuseppe intendo, poi è arrivato Mario Draghi, i partiti che erano uno all'opposizione dell'altro si sono ritrovati tutti insieme appassionatamente, però sullo sfondo rimane anche la questione che si dovrà andare a votare, poi le elezioni sono state spostate per una serie di appuntamenti a livello non nazionale, ma cosiddetto locale, poi stiamo parlando, per quanto ci riguarda oggi, del sindaco della capitale. Allora Calenda, visto che lei è stato uno dei primi a dire mi metto in gioco, butto il cuore oltre l'ostacolo e vediamo che succede, oggi io però le confesserò tutta la mia inettitudine, mi sono un po' perso, cioè come stanno le cose a oggi 22 aprile a proposito delle prossime elezioni a Roma per il sindaco, lei, gli eventuali altri candidati, gli schieramenti, i partiti, mi sono letteralmente perso. Pure io, nel senso che il dato a stamattina è che in campo ci siamo io e la Raggi. La Raggi che si ricandida e io che sarò in campo con una lista civica e che cercherò di costruire anche un rinnovamento di classe dirigente, perché sennò, cioè, secondo me, se cambi il sindaco ma poi chi controlla l'assemblea capitolina rimangono gli stessi, non si cambia niente. Detto questo, il centrodestra non trova un candidato, il centrosinistra non trova un candidato. Per gli ultimi 6 mesi il centrosinistra ha provato a come posso dire, aspettare una condanna della Raggi, farla entrare nel Conte Ter, farla ritirare in qualunque modo per fare un'alleanza con i 5 Stelle. Io francamente un po' mi sono rotto di questa storia, trovo indecoroso, no? Che non nessuno voglia fare il sindaco della capitale d'Italia. Cioè, com'è che succede che nessuno lo vuole fare? Persino a Letta era stato richiesto, no? E nessuno, Letta, Gentiloni, Sassoli, tutti hanno detto di no, Zingaretti, eccetera. Allora, io sono 6 mesi che sto lavorando con, diciamo, 300-400 persone alla fine, perché noi siamo molto radicati, a Roma abbiamo 4.000 iscritti, abbiamo tanta gente che ha lavorato sul programma per i municipi e sul programma per le questioni più trasversali, rifiuti, oggi presentiamo i trasporti. E faccio questo, vado avanti e faccio quello che dovrebbe essere la politica, cioè presentare un programma, una squadra, un'offerta politica e poi decideranno. Io non so, ho perso un po', capito, il contatto, perché il centrodestra sta litigando, il centrosinistra sta sempre lì che spera che la Raggi per qualche ragione si ritiri, poi chiede a Zingaretti di scendere in campo, ma Zingaretti è il presidente della Regione Lazio, se scende in campo la Regione Lazio cade in piena pandemia, cioè mi sembra una situazione di totale assurdità. Il centro della questione è che Roma non esiste, cioè quello che esiste sono il fatto di dover fare l'alleanza con i 5 Stelle, per la destra il fatto di dove chi guida la coalizione, ma non c'è Roma, non c'è nessun dialogo con i cittadini romani, non si fanno proposte, nessuno sa come affrontare i problemi, e questa è la politica. Ma Roma è un paradigma di quello che succede in Italia. Dovete sapere che Roma è l'unica capitale nel mondo che va peggio del paese che rappresenta. Normalmente negli altri paesi il problema è opposto, cioè che la capitale cresce tantissimo e il resto del paese meno. Noi è l'opposto.
Però se vediamo quello che è accaduto anche sul piano nazionale, sono molto simili le questioni. Cioè tu hai questo grande rumore di sottofondo, hai la destra, i fascisti, la sinistra, le cose, eccetera. Poi nessuno è capace di fare accadere le cose. Ecco, io penso che oggi l'innovazione della politica è la capacità di gestire, implementare e amministrare e farlo in modo trasversale e serio. Ecco, oggi questa cosa a Roma non c'è nelle proposte. Diciamo del centrodestra, non c'è in quello del centrosinistra. Nel frattempo, e chiudo, vi do un dato per capire come stiamo messi. A Roma non si riescono a seppellire le persone. Ci sono 2.000 salme, 2.000 famiglie che aspettano di seppellire i loro cari perché l'AMA, che gestisce il servizio dei cimiteri, non riesce a farlo. Perché il piano di costruzione di nuovi cimiteri non è stato fatto e quindi le persone non vengono seppellite nella capitale d'Italia. Cioè, allora, quando uno sta messo in questo modo, sentir parlare di primarie fra 3 mesi, quegli altri che fanno la 18ª riunione del centrodestra, è una roba non seria, semplicemente. Posso chiedere, ma lei ha parlato con qualcuno del PD, con Letta, del governo Draghi e della maggioranza che lo sostiene con queste ammuine e delle elezioni a Roma? Cioè qualcuno, lei ha cercato qualcuno o qualcuno dal PD l'ha cercata per dire Carlo, parliamone? E ci siamo parlati tante volte con Zingaretti, poi con Letta. Io quello che gli ho sempre detto è una cosa molto chiara. Il problema di Roma data 15 anni, si vede proprio nei numeri, peggioramento. E in questi 15 anni Roma è stata ostaggio di una classe dirigente politica nei municipi e nell'assemblea capitolina che non ha voluto fare nulla. Un pezzo di questa classe dirigente è del PD. E quello che ho detto a Letta e a Zingaretti è: guardate, io posso fare un lavoro, possiamo fare un lavoro insieme, se voi questa classe dirigente la volete rinnovare, per cui non li ricandidate, si cambia il parametro con cui si scelgono, non si fanno le primarie che diventano scontro tra truppe cammellate, ce lo ricordiamo, no? Basta leggere il libro di Buzzi per vedere che insomma, lui mandava quelli che lavoravano nelle cooperative, gli pagava per andare alle primarie un tot per uno, un tot per l'altro. Tutto questo va spazzato via e fatto un lavoro nuovo, parlando a tutta la cittadinanza. E sia Zingaretti che Letta questa cosa non sono in grado di farla. Resta il fatto che a Roma ci sono 3 persone che comandano veramente nel PD, che sono Bruno Astorre per la Margherita, Claudio Mancini, che è il tesoriere per IDS, e Goffredo Bettini. Quelli erano, quelli sono. Io preferisco non diventare sindaco se mi devo trovare nella condizione di non poter poi fare quello che è necessario fare. Perché comunque quelli sono sempre gli stessi che paralizzano la città. Questo è molto, per me, molto chiaro, è sempre stato molto chiaro. Entrambi, Zingaretti e Letta, come posso dire, legittimamente dicono: no, noi questa cosa non la possiamo fare, quindi andiamo avanti a vedere se si ritira la Raggi, se arriva Zingaretti, se chi si candida alle primarie, quanti. Tutto rumore. A me ormai basta, mi sono rotto le scatole, vado dritto, poi domani decideranno se vogliono tenere. La destra che li ha gestiti, i 5 Stelle che li ha gestiti, la sinistra che li ha gestiti, se le terranno. Poi basta che poi uno non si viene a lamentare se non riusciamo a far funzionare i cimiteri, abbiamo il 40% in meno di corse degli autobus, l'immondizia viene, spendiamo 170 milioni di euro per mandarla fuori dalla regione. Basta che poi noi sappiamo e siamo, diciamo, coscienti che se ricadiamo nel fatto vota destra, vota sinistra, vota la maglietta invece che i contenuti, poi avremo una città gestita male. Calenda, lei è più giovane di me. Quanti anni ha? 48 appena compiuti. Me Pensi un po'. li porto Quindi... male. No, Tu te li porti male. no, 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 pensi un po' era che quando io mi sono iscritto teenager alla Federazione Giovanile Comunista, suggestionato dal carisma di Enrico Berlinguer, lei non andava neanche all'asilo. Ma all'epoca il mio segretario era Massimo D'Alema, e sto parlando quindi della metà degli anni 70. Massimo D'Alema, che leggo, sarebbe il consigliere occulto di Giuseppe Conte, il quale deve decidere se farsi carico del rilancio dei 5 Stelle. E il fatto che siamo nel 2021, con tutto il rispetto per le persone, ovviamente, ma qua stiamo parlando non delle persone, dei personaggi. Ovvero dei ruoli che incarnano a livello pubblico, che si sia qui ancora a parlare di Bettini e D'Alema, a me fa strano, non so a lei, Calenda. Ma sì, è il passato che non passa, ma sa, io ho scritto un libro su questo, io penso che, come
Quello che succede è che c'è il rapporto tra il PD e i suoi elettori, è un rapporto fortissimo. Cioè gli elettori del PD sono la comunità più forte che c'è ed è anche molto bella. Io sono stato un anno iscritto al PD ed è una comunità affettiva, cioè loro sentono di votare Berlinguer, perché questo sentono. Anche io da ragazzino a 14 anni mi sono iscritto alla gloriosa sezione Mazzini della FIGC e sentono di votare ancora Berlinguer per quella cosa. Ed è da un lato molto bello e dall'altro è un assegno in bianco, perché quella classe dirigente pensa che in fondo loro possono contare su questo voto forte, affettivo, di attaccamento, e quindi che gliene importa? Possono far poi quello che gli pare a loro, dire una cosa, farne un'altra, e con delle cose molto singolari. Lei pensi che in questo momento il PD vorrebbe candidare Zingaretti, che se n'è andato da segretario del PD dicendo che era un partito di gente che cerca solo le poltrone. Mi ha rubato le parole. E tutto questo come se non esistesse. Cioè, e alla fine loro continuano a solleticare il fatto di dire voi siete di sinistra, dovete votare noi perché noi siamo il partito, eredi, che è vero, ma non c'è più Berlinguer, è un altro, cioè Franceschini, con tutto il rispetto. Allora, questa cosa è da un lato molto bella e da un lato molto pericolosa, perché dà appunto un assegno in bianco a una classe dirigente che sta lì perennemente a fare le stesse cose. Guardate cosa sta succedendo sulla Regione Lazio, dove hanno fatto dei concorsi di fatto truccati, per cui al comune di Allumier dovevano assumere 5 persone, alla fine hanno fatto una lista di 170 persone, le hanno assunte tutte in regione, sono tutte moltissime persone che sono personale politico che viene assunto alla regione. Ma quel certo. Sistema lì è un sistema che viene conservato, perché al momento delle elezioni, qualunque cosa sia successo, quello che succede è che il PD va e dice oh noi siamo la sinistra, e la destra va e dice oh noi siamo la destra, poi votateci perché sennò ci sono i fascisti, oh votateci perché ci sono quelli che vogliono gli stranieri, e così va avanti il paese, e così il paese declina, e così il paese declina da 30 anni, e Roma più del paese, e io penso che questo vada rotto. E se ci riesco poi, io lo so dire, ma siccome io sono libero, facevo prima un altro lavoro, la condizione per me per fare politica è farla in modo libero, e se non mi riesce dirò, almeno avrò dentro di me la possibilità di dire ai romani, agli italiani, signori io ho provato a fare politica come voi avete sempre detto teoricamente di volerla, obiettivo, parlando delle cose che bisogna fare, cercando di non essere partigiano, eccetera, eccetera. Dopodiché, se voi invece volete continuare questa storia, questa specie di Palio di Siena, per cui la cosa importante è non far vincere la contrada opposta, continuate, il paese a un certo punto andrà a pezzi. Chiudiamo con la politica nazionale, torniamo a Roma con due flash, Calenda. Quando Enrico Letta ha fatto il discorso di investitura, ha detto una serie di cose, ha fatto molta sensazione. Poi potremmo anche dire che è stato scelto proprio quel passaggio del suo intervento per cavalcare la polemica nei suoi confronti sul fatto che bisognasse pensare al voto ai sedicenni e allo ius soli, questioni che in linea di principio, se uno vuole fare un dibattito astratto, no, prende posizione, sono favorevole allo ius soli. Però ecco, qualcuno ha detto, beh certo che se ti presenti nel discorso di investitura la prima cosa che poi passa è quel messaggio lì, fai un po' la figura del marziano alla luce della pandemia sanitaria, della pandemia economica. E seconda cosa che le chiedo, il PD bene o male si sta curando e coltivando il rapporto con i 5 Stelle, che in questo momento sono sotto botta per tutta una serie di motivi collegati al loro essere 5 Stelle, secondo me, con la cianfrusaglia dell'abbiamo abolito la povertà, uno vale uno, e il video di Beppe Grillo sul figlio accusato di stupro. Prego, Calenda. Ma guardi, io la vedo in questo modo. Parlare di voto ai sedicenni come se fosse la panacea del problema dei giovani, e così come parlare dello ius soli sganciato dalla questione complessiva dell'immigrazione, secondo me è un modo sbagliato di affrontare le questioni, sia perché ovviamente si è in pandemia, ma soprattutto perché la questione giovanile in Italia è molto più complessa. Noi abbiamo mandato un documento molto, molto dettagliato, forse troppo, al governo su come usare i fondi del recovery fund per aiutare i giovani, ma faccio un esempio banalissimo.
Noi abbiamo tagliato, cioè il governo precedente ha tagliato 4 miliardi e mezzo di tasse su tutti i lavoratori. Noi avevamo detto concentratelo sui giovani, se lo concentrate sui giovani noi riusciamo ad abolire zero tasse per i giovani fino a 25 anni e il 50%, cioè metà delle tasse fino ai giovani fino a 30 anni. Perché non si è fatto? Non si è fatto perché gli elettori sono in maggioranza non giovani e se ne fregano. Allora il voto ai sedicenni è una cosa intelligente, se è inserito in un percorso in cui tu fai una serie di proposte un po' più ampie di così. Lo ius soli, ricordo che funziona se tu hai costruito un sistema di integrazione, di rimpatrio. Io per esempio penso che l'unico che funziona sono i rimpatri volontari, ma ne possiamo discutere, di SPRAR, di anche però presidio delle frontiere, perché tu la mia linea almeno è molto rigorosi su chi può entrare e dall'altro lato gestire l'integrazione in modo intelligente. Tutto questo invece finisce per essere un parlare via slogan, che certo, per carità di Dio, è meglio degli slogan dei 5 Stelle abolire la povertà piuttosto che uno vale uno, però agli slogan sempre siamo. E il problema del Movimento 5 Stelle non è le posizioni che prende, perché è plastilina, io ho visto Di Maio dire tutto, il contrario di tutto, cioè, ma sono niente, vogliono stare lì perché non hanno un lavoro. Questa è l'essenza della leadership dei 5 Stelle. Siccome sanno che se escono da lì materialmente non se li piglia nessuno a lavorare, stanno lì in qualsiasi caso, con qualunque maggioranza, votando qualunque cosa. Problema però è la classe dirigente, di nuovo, perché se tu poi hai degli incapaci che vanno a fare i ministri, il problema ce l'hai. Allora, quello che io ho sempre detto, al di là delle posizioni che esprime il Movimento 5 Stelle in un momento storico che possono cambiare 2 settimane dopo, lì c'è un problema di classe dirigente e la cosa è plastica quando vedi il video di Grillo, che è un video di uno spostato, nel senso che uno che dice quella è andata a fare kitesurf, i giovani si stavano divertendo, io dico ma sei matto, ma a parte che hai costruito il tuo movimento sulla gogna rispetto a chiunque che poi si è dimostrato innocente, massacrando le persone, dandogli dei mafiosi, dei ladri di bambini. Pensate cosa hanno detto del PD. E poi l'unica volta che sei garantista è quando c'è tuo figlio e lo fai in quel modo lì. Cioè non dici guardate, io ho mio figlio che sta in questa condizione, sono convinto che sia innocente, vedremo al processo. No? Ti metti a cercare tutti i luoghi comuni sulla ragazza che ha esposto denuncia sulla violenza, ma è una cosa indegna. E il PD dice sì, ecco, cioè noi non siamo d'accordo, però non è che mette in discussione l'alleanza con i 5 Stelle. Tutto questo io penso che vada spazzato via, ma guardi, ne sono profondamente convinto, se no questo paese va a mare con tutti i panni, come si dice. Sì, tra l'altro avevo visto un tweet, io so che lei è molto social, un tweet di Enrico Letta che segnalava la sua presa di posizione sul video, segnalando un articolo di Repubblica che a me era sfuggito. Sono andato pensando che fosse una sua intervista, lo dico conoscendo Enrico Letta e l'ho sempre definito una persona per bene, ma adesso devo valutare il segretario del PD. Pensando che fosse un'intervista a lui con una presa di posizione durissima nei confronti del Beppe Grillo di quel video lì, e in realtà dentro a quel pezzo c'era una frase che dice: comprendo le ragioni del padre, ma le frasi sono inaccettabili. Punto. Mi è sembrato un po' striminzita come presa di posizione, no? Nel senso che forse si poteva elaborare un qualche paio di Ma frasi in sai, più, no? guardi, Comunque, o sbaglio? sì, certo, ma si fonda tutto sulla questione della partigianeria, di quello che conviene. Ma lei pensi una cosa: due casi, diciamo, che hanno gestito molto male la pandemia, Fontana e Michele Emiliano, sono stati proprio specularmente difesi contro ogni, diciamo, evidenza dal partito di riferimento PD e Lega e attaccati, diciamo, in modo giusto, ma incoerente, perché dall'opposto. E questa è la politica in Italia, cioè perde ogni oggettività, non c'è mai il senso di dire, ok ragazzi, va benissimo, la Regione Lombardia è un disastro, ma la Regione Puglia, dove abbiamo eletto quello, non ci abbiamo responsabilità, non c'è uno che lo dice. Se quello che ha detto Grillo l'avesse detto Salvini, Letta avrebbe fatto 18 video, 40 interviste e 70 proclami. L'ha detto Grillo e quindi bastano 2 righe in un pezzo. Anni fa, tanti anni fa, incontrando Giulio Andreotti, parlammo
parlo dell'epoca in cui c'erano le ferrovie dello Stato, c'era stato l'omicidio Ligato, che era un uomo di vertice delle ferrovie, che intrecciava la sua vicenda personale con uno scandalo cosiddetto delle lenzuola d'oro, tutte cose che mi ricordo io, e forse Calenda, anche se sì, è ricordo, più giovane di me di 13 anni. E intervistando Andreotti, lui mi disse: guardi Piroso, i manicomi sono pieni di due persone, quelli che credono di essere Napoleone e quelli che vogliono riformare le ferrovie dello Stato. Adesso io le chiedo, ci sono due tipi di pazzi, quelli che credono di essere Napoleone e quelli che vogliono fare il sindaco di Roma, pensando che sia un'impresa facile. A lei chi glielo fa fare, Calenda? Scusi. Perché mi piace gestire e amministrare, penso che sia la vera essenza della politica. Politica etimologicamente vuol dire arte di governo della polis, e noi ce lo siamo scordati, pensiamo che politica vuol dire scontro ideologico. E quando io sono stato al Ministero dello Sviluppo Economico, tutti i miei amici manager e imprenditori mi hanno detto: guarda, tu sarai frustratissimo, non riuscirai a fare le cose, la burocrazia ti fermerà. Bene, io al Ministero dello Sviluppo Economico ho fatto tutto quello che volevo, tutto. Bene o male non sta a me a giudicarlo, ma io non ho mai usato la scusa della burocrazia, semplicemente perché la burocrazia la gestisci tu, stai lì e la gestisci. E se la gestisci con attenzione, lavorando sui processi, stando 12 ore al giorno a fare quello piuttosto che a fare inaugurazioni, beh, le cose vanno avanti. Dunque io non credo assolutamente che Roma sia ingovernabile, e più approfondisco le questioni, più mi sembra anzi di tutta evidenza quello che va fatto. C'è un solo punto che io so, perché vivo a Roma, ma perché lo sanno un po' più o meno tutti quelli che seguono la politica, che c'è un patto di blocco di Roma molto ampio, e se tu vieni eletto col voto di quelli che Roma la vogliono bloccare, o col supporto di quelli che Roma la vogliono bloccare, non la sbloccherai mai, anche se sei ben intenzionato e molto bravo. E dunque la scelta per me è molto chiara: o io ho una forza significativa nell'Assemblea Capitolina con persone di qualità e nuove, e allora posso cambiarla perché non ho paura di affrontare questa sfida, anzi mi piace, oppure preferisco non arrivarci perché so che non potrei cambiare assolutamente nulla. Scusi, a Roma si dice che se hai contro il Messaggero di proprietà del dottor Caltagirone è dura fare politica o fare il sindaco, e poi c'è il Vaticano. Rispetto a queste due interlocuzioni necessarie, ammesso che sia vero o sia una presunzione, lei come è messo? Ma intanto io non lo credo questo, cioè, o meglio, una volta era così, no? I giornali avevano una diffusione ampissima, erano l'unico mezzo, eccetera. Oggi sono una parte importante del dibattito, ma non sono l'unica, non lo sappiamo. Da questo punto di vista è molto cambiata la situazione. E per quanto riguarda il Vaticano, io credo che oggi il Vaticano sia sostanzialmente interessato a che, per esempio, venga gestito il Giubileo, cosa che siamo a zero nel 2025. Noi ci arriviamo a zero, per il momento zero, non è stato fatto nulla, l'ultima volta è stato preparato 7 anni prima, quindi credo che questo sia il loro interesse. Più in generale, e questo credo che ha dei pro e ha dei contro, la politica oggi è molto più disintermediata, cioè non è che Confindustria, i sindacati, il Vaticano, gli editori spostano direttamente i voti come era una volta. Oggi le persone, se sono convinte, votano, se non sono convinte non votano. Ecco, questo credo che sia una cosa importante, pericolosa, perché l'intermediazione certe volte garantiva anche un'elaborazione di pensiero. Però è una cosa che c'è. Allora io credo che avrò a che fare con tutti, e sul Messaggero non mi ricordo se ho rilasciato, ho rilasciato un'intervista un po' di tempo fa. E col Vaticano per il Giubileo bisognerà parlare. Però io non credo più che la politica funzioni tanto così. Cioè e credo che la sinistra non lo abbia capito, la destra l'ha capito. Cioè la destra ha costruito un modo di parlare molto diretto ai cittadini, mentre la sinistra crede ancora che si possa parlare con i rappresentanti di mondi che poi, come possiamo, fanno votare i cittadini. Ma non funziona più così. Sono totalmente d'accordo, e mi dispiace che la mezz'ora sia volata, come prevedevo, avendo... Quando hai un interlocutore che vi avevo annunciato in apertura, parla chiaro, si fa capire benissimo, poi uno può ovviamente
essere d'accordo con lui o meno, no? Però la chiacchierata scorre, ci sarebbero tante altre cose di cui parlare, però sei d'accordo, Calenda, siccome io andrò avanti ancora un po' con questo ciclo di conversazione, vediamo come vanno le cose e a livello nazionale e a livello romano, e poi magari verso la fine di maggio ci rifacciamo un'altra mezz'oretta, giusto per vedere che cosa è successo in questi 45 giorni, va bene? Con grandissimo piacere, la ringrazio molto. Reciproco, buona giornata a lei, buona giornata a tutti coloro che ci hanno seguito, continuate a seguire lefonti.tv, noi ci ritroviamo domani con un fisico nucleare che ci spiega, come io credo di aver inteso, che tutta la questione dell'acqua radioattiva che il Giappone riverserà nell'Oceano Pacifico proveniente dalla centrale nucleare di Fukushima, coinvolta nello tsunami del 2011, in realtà sia una tempesta, scusate il gioco di parole piuttosto infimo, in un bicchiere d'acqua. Ci rivediamo domani alle 10. Buona giornata.